Seconda fase dell'estate GIS, che sapete è iniziata a giugno e si concluderà a fine settembre. Dopo la pausa di agosto riprendiamo oggi. Io sono Massimo De Marchi, direttore del Master in G-Science, e oggi sono qui in due vesti, una come direttore del Master e l'altra come responsabile del progetto anni che si chiama Territorio Ecologiche e Culturali. All'interno di questo progetto abbiamo un filone di ricerca molto importante che dura ormai da moltissimi anni e che riguarda le questioni territorio, conflitti e diversità culturali in Amazzonia. È un'attività di ricerca di lungo termine, iniziò con le mie attività di dottorato ancora diciamo a fine anni 90. Ha prodotto negli anni tesi di laurea, tesi di dottorato, eccetera, e oggi vengono presentate due ricerche su quest'ambito, una di Alberto Diantini, dottorando di ricerca, che si occupa e vi mostrerà alcune questioni legate alle attività di ENI in Ecuador, e poi Francesco Facchinelli vi presenterà invece una ricerca sugli impatti diciamo così, del flaring, ovvero quella pratica che consiste nel bruciare il gas che esce assieme al petrolio e che ha tutta una serie di impatti ambientali. E il nostro gruppo di ricerca si occupa da moltissimi anni di problematiche amazzoniche, in particolare nell'ambito dello Yasuní in Ecuador. È uno dei pochi gruppi che a livello mondiale lavora su questi temi, ma soprattutto l'aspetto importante è quello di fare una ricerca di lungo periodo. Non so se siete pratici dell'ambiente, ma molto spesso le ricerche vengono svolte per pochi anni o addirittura pochi mesi in base ai fondi disponibili. Noi abbiamo tenuto duro, abbiamo cercato anche di continuare le nostre attività di ricerca anche quando non c'erano risorse e in qualche modo facendo del nostro meglio. E ciò che ci distingue da molti altri ricercatori che si occupano di Amazzonia, magari seduti comodamente nel loro ufficio, perché oggi è molto facile volendo fare ricerca in Amazzonia perché le immagini satellitari sono sempre più disponibili, si possono chiedere dati ai ministeri, si può fare una ricerca a distanza e si possono tirare fuori dei dati interessanti. Ecco, noi lavoriamo, diciamo, integrando tutte quelle che sono le componenti della G-Science, cioè le cose viste da lontano da satellite, più recentemente ci muoviamo con droni, ma soprattutto camminando in Amazzonia. Abbiamo fatto chilometri, chilometri e mezzo all'Amazzonia, ci conoscono, abbiamo una buona reputazione, siamo delle persone che non raccontano a distanza, ma entrano con i piedi sul terreno. Si dice che la geografia è una scienza che si fa con i piedi, cioè nel senso andando a vedere dove stanno le cose. E questo è uno degli aspetti interessanti perché non ci sono molte ricerche fatte in questo modo. Vi racconterà per esempio cosa ha fatto Alberto diciamo, negli ultimi mesi e anche il livello di conoscenza tale che non è facile. Oggi è importantissimo che la ricerca lavori con dati di prima mano e vada a prenderseli perché se no lavorare con dati di seconda mano non sempre ti permette di capire cosa avviene nel territorio. Ci definiamo in maniera umoristica gruppo droni, GIS e Macete, proprio per questa combinazione di tecnologia e lavoro su campo. Vedrete poi, abbiamo postato anche su Facebook la nostra strumentazione, che è fatta di cose molto moderne, che possono essere tablet, GPS, droni, eccetera, ma anche di cose più antiche, che può essere una candela per farsi luce di notte quando capita di essere in Amazzonia, o un paio di stivali di gomma, che sono forse lo strumento più importante per fare questa attività di ricerca, oltre all'amatissimo Macete, che se no in alcuni spazi non ti muovi. Ecco, abbiamo lavorato moltissimo in collaborazione con gruppi indigeni, riconosciamo la nostra poca attitudine alla foresta, siamo 30 centimetri e medio più alti di loro e quindi quando andiamo a camminare in foresta si vedono tutti, pesiamo molto di più e quindi quando passiamo sui pali che vengono buttati sui fiumi creiamo dei problemi, quindi insomma piccole cose della vita quotidiana ma che ci fanno anche divertire, insomma, quindi combinando ricerca, tecnologia ma anche il muoversi a piedi tradizionali. Bene, passo la parola ad Alberto, lo microfono che comincia con la sua presentazione. Ecco, spero di questo qua a posto. Allora, ti metto questo qui. Questo lo mettiamo in tasca sperando di non spegnerlo. Là, ok? Ce l'ha fatta, tutto a Perfetto, posto? benissimo. Bene.
Grazie Massimo per la presentazione, buon pomeriggio a tutti, grazie di essere qui. E vi presento il mio caso di studio, quindi Social License to Operate, attività petrolifere nell'Amazzonia ecuadoriana, il caso del blocco 10. Però vi racconto un po' di cosa si tratta. Questo è un po' lo schema della presentazione, quindi darò un po' di informazioni su quelli che sono gli obiettivi della ricerca, inquadramento geografico, in quale zona quindi sto facendo ricerca. Andremo a vedere le metodologie della ricerca che sto applicando e cosa ho fatto sul campo. Sono stato in Ecuador, in Amazzonia tra gennaio e maggio di quest'anno. Vedremo alcuni dei primi risultati che sto elaborando e vedremo anche quali saranno gli step successivi della ricerca. E prima di passare agli obiettivi volevo chiarire un po' cos'è questo concetto che sto indagando, quello della Social License to Operate, quindi traducendo dall'inglese licenza sociale ad operare. È un concetto nato nell'ambiente industriale alla fine degli anni 90 per opera di James Cooney, vicepresidente delle relazioni esterne della Placer Dome, è una compagnia mineraria canadese, il quale in un incontro pubblico ha parlato di questa social license to operate, di come sia necessario raggiungere una sorta di licenza sociale ad operare nel territorio dove vi sono popolazioni, quindi la compagnia mineraria o petrolifera o qualsiasi tipo di compagnia, quindi parliamo sempre del settore industriale, dovrebbe avere un certo consenso laddove opera per poter continuare ad operare. Sostanzialmente lo possiamo definire come il livello di accettazione che ha un'impresa da parte delle comunità e dei vari stakeholder, i portatori di interesse, proprio nelle aree in cui l'impresa opera. È una sorta di contratto sociale non scritto, non è qualcosa di ufficiale definito tramite delle procedure standardizzate, ma è una sorta di accordo, di contratto non scritto, per cui se la compagnia ha raggiunto un certo livello di consenso e accettazione nelle aree in cui questa è presente, può continuare ad operare, o meglio, ha meno problemi nell'operare. Se non c'è consenso, vi sono più possibilità di protesta, azioni di protesta, mobilitazioni e casi in cui magari viene fermata l'attività produttiva con conseguenti problematiche, quindi perdite economiche, di tempo, ritardi che sono assolutamente negativi per l'impresa. E quindi come si fa a raggiungere un sufficiente livello di accettazione mitigando quelli che sono i possibili impatti da parte della compagnia sulle comunità e cercando di soddisfare le aspettative, le necessità delle comunità, quindi andare incontro alle esigenze delle comunità. È, dicevo prima, un concetto nato nell'ambiente industriale che serve alle industrie per continuare a operare e avere maggiori profitti. Bene, questo è un po' il concetto chiave. Quello che intendo fare io con il mio progetto di ricerca è studiare il concetto di social license to operate nel contesto petrolifero dell'America Latina. Nell'ambito petrolifero vi sono delle linee guida che dicono come sia importante raggiungere l'accettazione delle comunità anche dove vi sono popolazioni indigene e in America Latina. Grandi esempi di presenza di popolazioni indigene e quindi vorrei studiare quelle che sono le percezioni di alcune popolazioni, alcune etnie indigene, in particolare nell'area in cui opera Eni, AGIP,
Agip, la nostra italiana Eni. Agip è presente in Ecuador con la filiale Agip Oil Ecuador. E, ho già studiato le attività petrolifere di Eni durante la tesi di laurea magistrale in Scienze della Natura, in particolar modo con riferimento alle attività produttive in Basilicata, con uno studio sugli studi di impatto ambientale, e ora mi sono dedicato più al contesto amazzonico. Quello che vorrei fare quindi è sviluppare un modello a partire da altri già esistenti per misurare il livello di accettazione in queste comunità, in questi villaggi dove opera Eni in Ecuador, utilizzando un approccio geografico che è un po' la parte più innovativa della ricerca, in quanto non è mai stato questo concetto di social license studiato con un approccio geografico che può dare anche, penso, una chiave di lettura diversa del tema, nel senso che ad esempio il livello di accettazione può cambiare a seconda della distanza di una popolazione, di un villaggio dall'oleodotto o dalle postazioni petrolifere, quindi anche gli impatti possono essere diversi. E quindi vorrei anche capire se questo approccio di social license to operate funziona in America Latina e se può essere utile per le procedure di valutazione di impatto e l'analisi dei conflitti socioambientali. Allora, dove siamo? Siamo in Ecuador, nella parte centro-meridionale dell'Ecuador, dell'Amazzonia ecuadoriana, e questo è il blocco, cosiddetto blocco 10. Un po' tutta la parte dell'Amazzonia ecuadoriana è suddivisa in concessioni petrolifere, quindi date in concessione, queste aree date in concessione alle compagnie petrolifere per estrarre petrolio e idrocarburi. Abbiamo anche concessioni petrolifere che si sovrappongono ad aree protette, come il parco dello Yasuni, una delle più importanti aree protette dell'Ecuador e del mondo, dove abbiamo una elevatissima biodiversità. Il blocco 10 si colloca in quest'area qui. Vediamo un po' uno zoom dell'area. Questi pentagoni porpora sono i villaggi che ho visitato, sono in totale 30. Questo è l'oleodotto che arriva fino alle postazioni petrolifere Vigiano A e Vigiano B, che sono proprio le aree da cui si estrae petrolio. In ogni postazione possiamo avere dai 10 ai 15 pozzi di petrolio, quindi sono aree in cui abbiamo più pozzi. Dobbiamo pensare a diverse aree, pozzi equivale a diverse superfici. Si tenta di minimizzare la superficie, l'impatto, la deforestazione, riducendo la superficie deforestata e aumentando il numero di pozzi per ogni postazione. Quindi dicevo, Vigiano A e Vigiano B sono le due postazioni petrolifere da cui si estrae attualmente petrolio, connesse al CPF, che è una sorta di raffineria, di centrale di primo trattamento del petrolio, in cui il petrolio, che è costituito, il crudo, no? È costituito dalla fase olio, quindi petrolio, gas e acqua, viene suddiviso nelle tre fasi, e il gas viene bruciato, l'acqua viene iniettata in profondità e poi il petrolio viene inviato alle vere e proprie raffinerie per poi essere commercializzato. Ogla 1 e Ogla 2. Ogla 1 è un vecchio pozzo degli anni 70, Ogla 2 è un pozzo più recente, Morete Coccia è un altro pozzo fine anni 90, dove la compagnia vuole ritornare e perforare un altro pozzo, ora che le tecnologie permettono anche di estrarre quel petrolio che magari 15-20 anni fa non si poteva estrarre perché non era economicamente vantaggioso. Bene, quali sono le etnie indigene presenti in questi villaggi che ho visitato? Quichua, più o meno l'85
70% delle persone che abbiamo intervistato appartengono all'etnia Quechua e Shuar. In questo caso, vedete, questa è una cabeça, una testa umana, e gli Shuar sono famosi perché soprattutto un tempo decapitavano il nemico e tramite un processo molto elaborato andavano incontro ad una riduzione delle dimensioni della testa, che poi veniva utilizzata come ornamento. È una cosa che non fanno più, facevano un secolo fa, lo fanno, sì, pare ancora adesso, su previo pagamento, sui 20-30 mila dollari, classico gringo bianco americano o europeo arriva, paga e si porta a casa la cabeça. E sono stati sparizioni di persone, magari dei villaggi vicini, magari anche dei villaggi in cui hanno un certo conflitto, per cui si è arrivati a questo, ma è un caso ancora un po' discusso e dibattuto. Ok, in questo territorio qua la compagnia petrolifera Eni Agip ha un'ottima reputazione in quanto ha costruito, tra le varie cose, tra i vari aspetti positivi, il cosiddetto oleodotto invisibile. Quindi normalmente quando in Amazzonia si deve connettere un pozzo alla centrale di primo trattamento del petrolio, si deforesta una buona fetta del territorio, si costruisce una strada di accesso al pozzo e una strada che segue l'andamento dell'oleodotto per permettere di mantenere la zona attorno all'oleodotto libera dalla vegetazione. Il caso di Eni ha realizzato questo oleodotto tramite elicottero, quindi calando il materiale da elicottero e trasportandolo tramite una monorotaia, una sorta di trenino, diciamo così, per il trasporto del materiale, senza aprire una strada, per cui si tratta di tecnologia a più ridotto impatto ambientale, tecnologia di punta. Poi in realtà le comunità hanno richiesto alla compagnia l'apertura della strada, per cui anche se la compagnia ha adottato questo sistema di protezione maggiore dell'ambiente, le stesse comunità hanno richiesto la strada perché la strada è simbolo di sviluppo, permette, facilita lo sviluppo e la comunicazione fra le comunità e la città. È chiamato oleodotto invisibile perché da satellite non si riesce a riconoscere la presenza, a capire dove sia l'oleodotto, in quanto magari all'inizio, durante la messa in posa dell'oleodotto, certo c'è una fase di deforestazione, ma non essendovi una strada che diciamo corra parallelamente a questo, la volta arborea riesce a ricostituirsi e non si vede più da satellite. Ha realizzato una serie di progetti per andare incontro alle comunità e migliorare la situazione delle comunità, progetti come l'assistenza medica, quindi costruendo il cosiddetto subcentro de salud, un centro medico in ogni comunità, e ha favorito, migliorato l'educazione pagando ad esempio i professori, i maestri, e fornendo materiale didattico, materiale come sedie, banchi, eccetera, anche divise, magliette, eccetera. E questi sono un po' i vari progetti, ne ha fatti anche altri. Eni è molto, diciamo, conosciuta a livello internazionale per questo tipo di attività che ha fatto per le comunità indigene. Parlando con diversi ricercatori in Ecuador, mi hanno detto che Eni è una delle migliori compagnie petrolifere che abbiamo qui, con il più basso livello di conflitti all'interno delle comunità. E quindi mi intrigava un po' entrare in questi territori e vedere com'è la situazione, anche perché non si conosce molto bene cosa succeda, cosa stia succedendo in questi territori. Pare vada sempre tutto bene, vi è poca informazione a livello
nazionale e ancor meno internazionale. Altri progetti, il trasporto, un tempo quando non arrivava la strada che congiungeva molte delle comunità, che congiunge tuttora molte delle comunità, sì, l'unico modo per andare dal villaggio alla città più vicina era l'aeroplano, e quindi forniva voli aerei, e poi adesso mantiene comunque la strada, aiuta al mantenimento della strada, fornendo anche lavoro alle persone, agli indigeni, a queste etnie Kichwa e Shuar, oltre che, diciamo, oltre al mantenimento della strada, queste persone possono trovare lavoro anche nel mantenimento dell'oleodotto, quindi questa zona attorno all'oleodotto deve essere comunque mantenuta pulita dalla presenza di piante, anche senza aver costruito la strada. Allora, qual è la metodologia della ricerca? Si tratta di analisi quali quantitative, quindi un mix fra analisi qualitative e quantitative. Quantitative nel senso che ho realizzato un questionario, e qualitative nel senso che in questo chiuse vi erano anche domande aperte per andare ad esplorare meglio alcuni temi. E quindi si parla di interviste semistrutturate che mi sono servite anche prima di entrare nelle comunità, di proporre il questionario per capire quella che era la situazione, e l'osservazione partecipante, quindi sono stato nei villaggi e ho visto un po' qual è la situazione, qual è la forma di vita di queste persone e il rapporto che hanno con la compagnia, i lavoratori, i dirigenti della compagnia. Il questionario l'ho basato su un modello che ho trovato nella letteratura di Moffat e Zhang, il quale, e questo modello l'ho modificato adattandolo un po' alla situazione, e sostanzialmente le domande nel questionario si possono suddividere nelle categorie che ho identificato: qualità della vita, quindi ho chiesto tramite una serie di domande quali sono le percezioni di queste persone sulla loro qualità della vita in relazione alla presenza della compagnia petrolifera, o la qualità dell'ambiente in relazione alla presenza della compagnia petrolifera, e la quantità e la qualità del contatto che hanno queste persone con il personale della compagnia, e la cosiddetta procedural fairness, la quale consiste nella percezione di quanto queste persone, di queste comunità, si sentano coinvolte nei processi decisionali nel loro territorio da parte della compagnia. Queste diverse categorie avrebbero, secondo le mie ipotesi, un rapporto di causa-effetto con la categoria della fiducia, nel senso che maggiore è la qualità dell'ambiente in relazione con la presenza della compagnia petrolifera, maggiore dovrebbe essere anche la fiducia nella compagnia petrolifera, e maggiore anche l'accettazione, l'approvazione da parte delle stesse comunità. Il tutto valutato con la cosiddetta scala di Likert, la quale attribuisce dei valori da 1 a 5 a delle risposte che possono essere da molto peggiore a molto migliore, con un valore neutro, per cui ogni domanda aveva questo tipo di possibili risposte, attribuendo quindi un valore da 1 a 5, poi si possono anche calcolare delle statistiche che ti danno una descrizione di quelle che sono le percezioni delle persone intervistate nel loro insieme, e poi magari anche suddivise per singolo villaggio. Ancora, sono stati molto importanti gli incontri pubblici con le comunità. Prima di entrare nelle comunità abbiamo organizzato degli incontri con le stesse comunità, magari radunando più comunità in una sola comunità, in modo da raccontare che cosa saremmo andati a fare in questi villaggi, in queste comunità, per chiedere anche il loro permesso, perché ovviamente, cioè,
ricercatore bianco occidentale che entra in un territorio che non è suo viene percepito un po' come un estraneo che entra e vuole derubare queste popolazioni, derubare anche di una proprietà intellettuale, culturale, come sono le informazioni che io richiedevo. Per cui è stato molto importante questo approccio iniziale con le comunità. Avevo anche prefissato di avere alcuni incontri con la compagnia petrolifera in modo da poter sentire tutti i vari attori, con le istituzioni, quindi diciamo la sfera delle istituzioni pubbliche, un esempio può essere il Ministero dell'Ambiente, e poi nel mio piano di battaglia avevo anche immaginato una fase di preparazione del survey, del sondaggio, la quale è consistita nella preparazione di un progetto GIS. È molto importante in queste realtà così remote avere un'ottima conoscenza del territorio, della dislocazione delle diverse comunità, anche per poter pianificare l'entrata nelle comunità e la successione, ad esempio, delle comunità da intervistare, le distanze, le difficoltà di accesso, la presenza e l'assenza di strade. Non è facile avere informazioni sulla dislocazione delle comunità, su questi aspetti geografici, per cui durante gli incontri pubblici abbiamo fatto attività di mappatura partecipativa, per cui alle persone, ad esempio ai leader, i presidenti delle comunità, è stato chiesto di verificare la correttezza della posizione di alcuni villaggi, in modo da aumentare la mia conoscenza della geografia di questo territorio. I villaggi appunto sono una trentina, con un totale di circa 4.000 persone. Non potevo farcela io da solo, per cui abbiamo capito di dover avere e formare un gruppo di ricerca, un gruppo di lavoro che ci desse una mano, ed era importante anche provare il questionario, perché io sono italiano, europeo, ho un certo tipo di modo di pensare e vado in una realtà, in un contesto molto diverso dal mio, proponendo un concetto come quello della social license to operate, tipico dell'ambiente industriale occidentale, per cui il problema era riuscire a farsi capire. Ok, bene, questo è un po' il calendario del mio lavoro sul campo, tra il 14 gennaio e il 6 di maggio. La fase di preparazione del lavoro sul campo l'ho svolta in tutt'altra parte dell'Ecuador, nella parte un po' più a nord, la zona del COCA, della via Auca. L'ho svolta con Eugenio Papalardo, che adesso non c'è, ma fa parte del nostro gruppo di ricerca, e lui conosce da anni queste realtà, e siamo andati a fare la cosiddetta ground truth, la verità sul campo. Siamo andati a verificare i dati raccolti da Francesco Facchinelli, che poi ci racconterà, a vedere in questo caso se i dati raccolti da satellite sulla presenza di flaring. Il flaring è un'operazione di combustione del gas che deriva dal petrolio, che si fa in loco a livello dei pozzi, e quindi siamo andati sul campo a vedere se le immagini del satellite corrispondono a quello che effettivamente si può trovare sul campo. In questo modo ho potuto conoscere, per me era la prima esperienza in Ecuador, che cosa significhi realtà petrolifera in Amazzonia. Sono entrato un po' in contatto con questo mondo che non conoscevo. Ho conosciuto la realtà petrolifera, tutt'altra cosa, anche se ci sono certe dinamiche di conflitto che sono simili.
ci siamo interfacciati con l'università locale, quindi dalla zona delle Viaugo ci siamo spostati più verso il basso, nel mio territorio di studio, dove è presente una città chiamata Puglio. Siamo proprio nelle propaggini dell'Amazzonia più occidentale, alle pendici delle Ande. Questa è una cittadina proprio all'interno dell'Amazzonia, e da qui, da questa cittadina, io mi spostavo nelle diverse comunità tramite bus. Vi è una università e qui ci siamo fatti conoscere, abbiamo così intrecciato alcuni rapporti con l'università locale. È stato molto importante per creare questo gruppo di ricerca di cui vi dicevo prima. Eugenio nel frattempo è tornato in Italia dopo questa fase, quindi, di training iniziale. Ho avuto modo di conoscere le prime comunità tramite alcuni sacerdoti che entrano nelle comunità, e tramite anche alcuni contatti dell'università abbiamo fatto questi incontri pubblici, in cui le persone subito inizialmente mi hanno detto questo. Sono venuti già altre volte altri investigatori, altri ricercatori, però non sono mai tornati. Noi non vogliamo essere un oggetto di studio, vogliamo essere parte attiva di questa ricerca. Quindi abbiamo cercato di rendere più possibile partecipi queste persone, soprattutto i leader indigeni, i presidenti delle comunità, i quali appunto, come vi dicevo prima, sono stati coinvolti nella fase di mappatura partecipativa, in cui, portando delle carte del territorio, abbiamo chiesto di verificare la bontà di queste carte, e poi abbiamo reso partecipe ancora di più la popolazione, coinvolgendo alcuni degli studenti di queste comunità che studiano l'università locale nel nostro gruppo di ricerca, e questo è stato molto importante perché sono studenti che parlano la lingua locale Quichua, ed è molto importante poter comunicare con la lingua, attraverso la lingua locale, bilingue, spagnolo, Quichua in questo caso, o un'altra lingua in caso di altre etnie. Però ad esempio gli anziani magari lo spagnolo lo capiscono, però si esprimono in Quichua, per cui per poter intervistare anche queste persone, che sono quelle che hanno magari maggiore conoscenza anche di un tempo in cui non c'erano attività petrolifere, che in questo territorio vi sono dagli anni 90 fino agli anni 80. È stato molto importante quindi coinvolgere studenti locali e anche alcuni fuori queste comunità, ma pur sempre indigeni dell'etnia Quichua, per poter arrivare a raccogliere più informazioni possibili da più persone possibili, e per rendere queste comunità partecipi e attive con un ruolo più attivo all'interno della ricerca. L'università, quel corso di laurea, è quello di ingegneria ambientale. In Ecuador chiamano ingegneria un po' tutto, e ingegneria ambientale è un po' l'equivalente del nostro scienze naturali, scienze ambientali. A questi studenti è stato fornita la possibilità di seguire un corso in cui io ho dato delle indicazioni su cui, su come si opera in questo settore della ricerca, su come si entra nelle comunità e le varie procedure da seguire nel caso di un questionario, e sugli vari impatti socioambientali che ci si poteva aspettare in queste realtà, quindi sul tipo di interazione che ci può essere fra compagnia petrolifera e popolazione. I rapporti con l'impresa. Ecco, io avevo appena arrivato in Ecuador a gennaio, ho inviato subito delle mail all'impresa per comunicare la mia intenzione di portare avanti questo studio, chiedendo un dialogo con l'impresa, che non ha mai risposto.
fino a qualche giorno prima di entrare nelle comunità, quando è arrivata una comunicazione da parte della parte statale per fare una riunione col governatore della provincia, l'impresa e l'università, in modo da risolvere un po' di problematiche, di preoccupazioni da parte dell'impresa. In questa riunione l'impresa aveva il questionario che noi stavamo sviluppando, ce l'aveva in mano, era riuscita in qualche modo ad ottenere il questionario. C'era l'impresa, ma c'era anche il Ministero degli Idrocarburi, e entrambi avevano questi documenti. La cosa si è un po' complicata, nel senso che l'idea era quella di, dopo una fase iniziale di preparazione degli studenti, entrare nelle comunità il 5 di marzo, ma ci siamo dovuti fermare un attimo per capire la situazione e per non entrare in conflitto né con l'impresa né con le comunità o l'università, per cui abbiamo posticipato un po' tutto di una settimana. Siamo comunque entrati nelle varie comunità che abbiamo visitato in particolar modo queste comunità raggiungendole via bus. Qua passa la strada, c'è il bus che entra dentro l'Amazzonia, dentro la foresta. In altri casi non c'è la strada che arriva, per cui magari canoa. In altri casi magari la strada c'è, ma non c'è nessun bus, allora devi andare a raggiungerla via pick-up, e solo col pick-up, perché magari devi attraversare dei torrenti, dei fiumi, sperando che il livello d'acqua non sia troppo alto. In altri casi l'unico modo per passare da una parte all'altra è la cosiddetta rabita, una sorta di carrucola che ti permette di passare da una parte all'altra. Oppure, se non c'è neanche la strada, devi raggiungere questa comunità a piedi o attraverso volo, ma noi non avevamo sufficienti fondi per pagare la traversata in aeroplano e quindi siamo andati a piedi. E in questo caso, ecco, se le comunità indigene ci hanno detto che più o meno sono 4 ore, 15 km di cammino, noi ci abbiamo messo 8 ore, tutti belli carichi di materiale, viveri, tende, eccetera. Poi ci sarebbero tante storie che si potrebbero raccontare su quello che è capitato, magari per raggiungere le varie comunità, o in questo caso i pozzi, ma vediamo se ci sarà poi tempo di raccontarle. E nelle comunità dormivamo all'interno delle scuole, dentro alle tende, perché diciamo, la fauna notturna non è quella che possiamo trovare qui da noi, e quindi è meglio crearsi un proprio habitat ideale dove passare la notte. Abbiamo condotto questo survey, questo sondaggio tramite il questionario con gli studenti, suddivisi in gruppi di due, quindi a due a due andavano di casa in casa a intervistare le persone, maschi e femmine, dai 18 anni in su. Abbiamo annesso al questionario anche una mappa per mappare quelle che sono le aree considerate più contaminate e a maggiore biodiversità da parte delle singole persone, e questo è stato un aspetto fondamentale della nostra ricerca, perché vedersi raffigurato su una mappa il proprio territorio, posso assicurarvi che ha portato una grande emozione anche da parte di queste persone, e quindi richiamava attenzione, è stato un catalizzatore di attenzioni con la nostra mappa che ho qui. Questa viene direttamente dall'Amazzonia, ovviamente non è cartacea, ma è stata realizzata in materiale plastico, perché si chiama anche foresta pluviale. Siamo sui 4.000 mm all'anno di pioggia, ed eravamo nella stagione delle piogge. Più che stagione delle piogge, è la stagione delle molte piogge, perché più o meno piove parecchio tutto l'anno. Ok, qualcosa di più sui risultati. Non ho ancora dei risultati effettivi, devo analizzare il questionario. Abbiamo dei primi risultati statistici molto molto limitati,
abbiamo intervistato 346 persone, un 60% uomini e un 40% donne, più o meno equamente distribuiti nelle varie fasce d'età 18-30, 31-45 e superiore ai 45, un po' meno in realtà la fascia delle persone con età superiore all'età, generalmente giovani. Magari sono comunità che sono, si sono divise pochi anni fa da altre comunità madri e quindi vi sono soprattutto persone giovani. Si tratta di comunità dove hanno anche un tasso di nascite molto, molto elevato, i giovani sono molti. Vi do alcune informazioni su quelle che sono le statistiche che sto elaborando. Tratta di persone che conoscono molto bene la realtà petrolifera e che hanno spesso molti contatti con la compagnia petrolifera. Ad esempio, c'era una domanda: hai lavorato per la compagnia petrolifera negli ultimi 12 mesi? Siamo attorno al 27% perché ha detto sì, ho lavorato negli ultimi 6 mesi, almeno una volta. Di solito queste popolazioni, questi villaggi, gli uomini in questi villaggi lavorano per 15 giorni all'anno a rotazione, quindi una volta all'anno per 15 giorni all'anno. E le donne non sono molto implicate in questo tipo di lavoro, che semplicemente si tratta della pulizia dell'area attorno all'oleodotto, rimozione di alberi o di piante attorno all'oleodotto per mantenere una zona libera. Comunque nell'ultimo anno il 57% degli uomini ha lavorato per la compagnia. Questo significa avere contatti diretti con la compagnia, con le postazioni petrolifere, con l'oleodotto. Ci dà una dimensione di queste relazioni. E un'altra informazione che volevo darvi è relativa ad una domanda, ovvero: conosci che cos'è la consulta previa libera e informata? Quindi il consenso previo libero informato, ed è un meccanismo, una procedura che deve essere realizzata da parte dello Stato quando si tratta di progetti, quando si devono attivare progetti di interesse nazionale come progetti di estrazione petrolifera in aree interessate da popolazioni indigene, per cui si deve consultare queste popolazioni prima di operare, di realizzare questo progetto, e si dovrebbe arrivare ad un consenso. Questo secondo il diritto internazionale. Poi in Ecuador in realtà il consenso non è vincolante, per cui non è necessario per forza che le popolazioni siano d'accordo. Comunque, questo che è un diritto delle popolazioni indigene è un diritto che le popolazioni non conoscono. Cioè, l'86% non conosce, quasi l'87% non conosce cosa sia la consulta previa, libera e informata, e diciamo che vi è solo, è un sì, ecco, solo un 6% della gente conosce bene che cosa significhi questo diritto, e questo dà modo allo Stato come alle compagnie di entrare in territori in cui la gente non conosce quelli che sono i propri diritti. Tra le varie domande c'era anche: quali pensi siano i benefici l'attività petrolifera hanno dato alla comunità, e quelli più citati sono l'assistenza medica, l'educazione, le case, quindi l'aiuto fatto per costruire case. Gli impatti più citati sono invece gli impatti relativi a divisioni all'interno della stessa comunità, fra comunità, divisioni familiari riconducibili alle attività petrolifere, riconducibili a cambi culturali dovuti alla presenza di attività petrolifere, almeno che loro hanno riportato così. Quindi attività petrolifere significa una nuova idea di progresso, di sviluppo, l'idea di necessità, una necessità di denaro che magari prima non avevano,
sicuramente non sarà solo legata alle compagnie petrolifere, ma che in queste comunità ci hanno detto essere dipendente dalla presenza delle compagnie petrolifere, delle attività petrolifere. E poi la contaminazione dell'area, ci hanno detto sì, questa è un'area contaminata, soprattutto la parte dei fiumi, la parte quindi dei corpi idrici, quella più che ne risente maggiormente. Cosa posso dire io? Posso dire di aver visto una situazione particolare per quello che è il rapporto fra compagnia e Stato, la compagnia che va a sostituirsi allo Stato nel fornire una serie di servizi normalmente dati dallo Stato, Stato che si trova ad essere assente in questi territori, anche se diviene presente quando magari ha il sospetto che certe ricerche possano minare gli interessi dello Stato, delle compagnie, come nel mio caso in cui in questa riunione fatta prima di entrare nelle comunità era presente lo Stato nella persona degli ufficiali del Ministero degli Idrocarburi. E il controllo del consenso in queste zone, vi è consenso, la gente dice bene che continui a rimanere AGIP purché continui a dare quei servizi che ci ha sempre dato. Quindi è un controllo del consenso raggiunto mediante dare benefici ma anche toglierli, perché queste stesse comunità ci hanno detto ecco, noi vogliamo capire bene di cosa si tratta questa ricerca, perché abbiamo paura che se parliamo e parliamo in modo negativo magari la compagnia ci tolga certi benefici. Ad esempio nel caso di Salome Aranda, che ha protestato contro il Presidente della Repubblica con una forma di protesta con un'associazione di mujeres amazónicas, di donne amazzoniche, parlando appunto degli impatti della compagnia Eni nel loro territorio, e poi ha ricevuto minacce. Non sappiamo, non so bene la situazione, devo indagare, però è un sistema per cui chi protesta poi riceve delle minacce. Quindi questo è un po' il modo in cui si arriva al consenso, e mi chiedo se questa sia social license to operate, se questo sia un consenso, un'accettazione in cui vi sia un equilibrato potere, livello di potere fra le due parti o le tre parti, Stato, compagnia e popolazioni. Bene, ho parlato anche troppo, prossimamente devo continuare con l'analisi del questionario. Abbiamo anche tutta la parte delle risposte qualitative tramite software, e poi andrò a vedere dal punto di vista geografico quali sono le interazioni fra risposte del questionario e il territorio, ad esempio suddividendo le risposte nei diversi villaggi, vedendo come le risposte cambiano a seconda del villaggio, della distanza del villaggio dalle postazioni petrolifere. E tornerò in Ecuador a presentare i risultati alle comunità, alle istituzioni e alla compagnia. Velocissimamente, Facebook, sono ancora in contatto con le popolazioni lì tramite Facebook, questo mi permette di sapere un po' cosa succede. Porteranno ad esempio l'elettricità in queste molte delle varie comunità, è una cosa per cui hanno lottato molto queste popolazioni, e c'è anche ovviamente il finanziamento della compagnia petrolifera dietro. E poi quello che mi fa anche piacere vedere è che noi abbiamo dato alle comunità la mappa del loro territorio, molto spesso erano gli stessi presidenti a richiedercela, e questo perché spesso non sapevano quale fosse la relazione fra i loro villaggi e l'area petrolifera definita a livello statale per le concessioni che vi sono. Ad esempio non sanno, vi è molta confusione su quelli che sono i limiti della concessione, ed essere dentro o fuori dalla concessione significa magari avere diritto o meno a certe misure di compensazione, a certi benefici.
e quindi volevano avere la mappa per capire dove fosse collocato il loro villaggio rispetto a questa linea rossa che delimita la concessione. Ci sono comunità che sono magari di poco fuori, altri di poco dentro, ed essendo cambiata la concessione, essendo cambiati i limiti della concessione negli ultimi 7-8 anni, vi era molta confusione. E in un incontro, la trattativa necessaria ad arrivare a questo progetto di elettrificazione delle comunità, ho visto che il più importante presidente, leader indigeno con cui eravamo in contatto, teneva in mano questa mappa e poi la mostrava a tutti i vari responsabili, ministri, eccetera. E questo ci ha dato anche molta soddisfazione, perché almeno abbiamo restituito qualcosa di quello che ci è stato dato. Ecco, questo è il mio gruppo di ricerca, i miei studenti, e ecco, vi ringrazio per l'attenzione. Io darei la parola a Francesco e poi lasciamo un momento finale per domande e curiosità che avete. Okay. Ora, grazie. Ti rubo anche il puntatore. Sì, perfetto. Grazie. E questo mettiamo anche qua dentro. Beh, buongiorno a tutti. Io mi presento, sono Francesco Facchinelli, neodottore in scienze naturali, e appunto ho avuto la fortuna di fare questa tesi assieme al professor De Marchi, a Eugenio e a Daniele, che in questo momento sono da un'altra parte, e appunto sulla mappatura e il monitoraggio del gas flaring in contesti ad elevata diversità biologica e culturale. Nello specifico mi sono concentrato nell'area della riserva della biosfera dello Yasuni, che era quella che citava prima Alberto, no? Come una delle aree chiave. Da letteratura questa risulta essere una delle aree maggiormente biodiverse all'interno di tutta l'Amazzonia, nel senso che noi di media immaginiamo l'Amazzonia come un grande calderone pieno di biodiversità un po' dappertutto. In realtà c'è uno studio del 2010 condotto da Bass et al, che ha fatto una meta analisi, quindi ha preso la bibliografia di moltissimi articoli e da moltissime diverse fonti, e ha visto che in quest'area c'è un picco di biodiversità per 4 taxa diversi, che sono gli anfibi, gli uccelli, le piante e i mammiferi. Inoltre è anche un'area chiave per la conservazione della diversità culturale, in quanto vivono al suo interno di fatto due popolazioni indigene non contattate, che sono i Tagaeri e i Taromenane, e che appunto sono fra le ultime popolazioni indigene non contattate, che quindi hanno un valore da questo punto di vista, ma anche una delicatezza, che sono estremi. E per esempio una delle problematiche riguardanti, come dire, l'ingresso dell'estrazione petrolifera o comunque delle varie forme di contaminazione riguarda la trasmissione di malattie, per dire, perché là non hanno gli anticorpi per tutta una serie di malattie che noi qua abbiamo, quindi il contatto con una persona occidentale o America del Nord America implica delle epidemie lì, perché vengono introdotti dei batteri che là, o dei virus che là non ci sono e per cui non hanno gli anticorpi. Al di là di questo, gli effetti dell'estrazione petrolifera sono già stati ampiamente studiati, come potete vedere, comprendono contaminazione del suolo, delle acque, come diceva Alberto, e con ripercussioni anche sulla fauna e sulla popolazione umana. Questo è un tumore. E nelle aree vicino in molte aree vicino ai pozzi petroliferi
si vede che c'è un maggior tasso di, appunto, di malattie, di cancro per esempio. Io mi sono concentrato sull'aspetto del gas flaring, che in sostanza consiste nella combustione in loco dei gas disciolti all'interno del petrolio, che vengono estratti, vengono separati dal petrolio e dopodiché vengono appunto bruciati. Questo perché avviene? Perché fondamentalmente, molto di questo gas, che è gas metano, è quello che usiamo per i fornelli, usiamo all'interno delle nostre macchine, avrebbe un utilizzo potenziale. Il problema qual è? Che il guadagno che si può trarre dalla sua commercializzazione, data la collocazione che magari è molto distante dagli impianti, quindi siamo in mezzo alla foresta, quindi costruire un metanodotto che arriva fino al pozzo petrolifero ha dei costi che non sono indifferenti e quindi fondamentalmente non è conveniente. Prima di tutto volevo farvi vedere un po' come una panoramica, diciamo, del gas flaring nel mondo. Come potete vedere, i principali bruciatori, diciamo, di gas sono la Russia, l'Iraq e l'Iran, e tutti quanti con dei trend. Qua, queste quattro barrette sono quattro diversi anni, 2013, 2014, 2015 e 2016, tutti con trend in aumento, e poi, salvo rari casi, tipo la Nigeria, è difficile vedere, e anche gli Stati Uniti, anche se hanno avuto un picco, è difficile vedere trend di diminuzione. Ciò nonostante, c'è una diminuzione abbastanza leggera, nell'arco, qua parliamo dal 96 al 2016, però il dato, tra virgolette, positivo che si riscontra è il fatto che la forbice fra la quantità di petrolio estratta e la quantità di gas bruciato si sta ampliando, quindi vuol dire che in rapporto al petrolio che viene estratto viene bruciato un po' meno gas. Ecco. Il totale del 2016 sono comunque oltre 140 miliardi di metri cubi di gas, quindi, come dire, una quantità che sarebbe in grado di fornire energia a tutto il continente africano per un anno, per capirci. E quindi comunque sono dei livelli estremamente elevati, e questo sta portando a tutta una serie di politiche anche a livello internazionale per stimolare la riduzione, cioè per stimolare sia le compagnie che gli stati a ridurre questo tipo di attività, perché di fatto è uno spreco, oltre ad essere una fonte di contaminazione, è uno spreco incredibile di risorse. E adesso ci caniamo un attimo nella realtà ecuadoriana, e qua potete vedere in blu il trend ecuadoriano con questa scala di riferimento, quindi passa da circa 0,8 miliardi di metri cubi bruciati in un anno a quasi 1,2. Questo vuol dire un aumento del 40% in 4 anni. E cioè, dall'altra parte, tutto il gas bruciato nel mondo ha avuto un aumento negli ultimi 4 anni, quindi per agganciarlo al grafico di prima, che dal 96 c'è una diminuzione, negli ultimi 4 anni comunque c'è stato un aumento, però è un aumento che è assolutamente sproporzionato rispetto, cioè quello dell'Ecuador è sproporzionato rispetto a quello mondiale, nel senso che a livello mondiale da 140 siamo passati a 148 questo miliardi di metri cubi. Questo vuol dire un aumento minimo. Il trend generale invece di discesa si può spiegare col fatto che, come dire, si stanno sviluppando tutta una serie di tecnologie che in realtà permettono di evitare questo tipo di fenomeno, che comunque ha delle conseguenze e degli impatti importanti. Questa invece è la comparazione fra la media ecuadoregna, cioè fra il gas in Ecuador, bruciato in Ecuador, e la media del mondo. L'Ecuador è un po' sotto, però è in recupero, insomma. E, sì,
Allora, il gas che viene bruciato è composto principalmente da idrocarburi a catena corta, e poi appunto troviamo monossido di carbonio, poi appunto è un flusso di gas, quindi la parte non tutte queste componenti vengono combuste, però sono presenti. Questa è la composizione del flusso di gas. Comunque troviamo acido solfidrico, troviamo azoto, e sono due elementi chiave in quanto poi si riflettono in diossido di zolfo e di azoto, che una volta in atmosfera vanno a reagire con l'acqua presente nell'atmosfera, nelle nuvole, e danno luogo a piogge acide. E poi abbiamo, oltre ad avere importanti impatti sulla salute, qua abbiamo dell'acido solfidrico nel flusso di gas, componenti organici volatili, metano non combusto che ha un effetto serra che è 24 volte pari alla CO2 a parità di quantità, polveri sottili e che è particolarmente significativo in un contesto come quello dell'Amazzonia ecuadoriana, quindi un contesto in cui, come dire, l'equilibrio dell'ecosistema si basa sulla presenza di un ambiente che è in qualche modo schermato in gran parte dalla luce del sole, nel senso che la vegetazione molto fitta crea questo ambiente che rimane molto umido e relativamente più freddo. Per dire, ci sono degli studi che studiano, cioè che analizzano l'impatto proprio per questo tipo di effetto qua di una strada, no? Nel senso che aprire una strada in quel tipo di contesto là comporta uno stress per la vegetazione e per tutta un'altra serie di organismi che vivono cioè intorno a quella strada, proprio per questa questione di impatto termico e impatto luminoso. E, appunto, quindi fra gli effetti abbiamo la contaminazione dell'aria, le piogge acide, che poi vanno a influire anche queste sulla fauna locale. Questi sono per lo più da studi condotti in Nigeria, dove il fenomeno è molto più estensivo di qua. E questo poi ma non solo le piogge acide, ci sono anche tutta un'altra serie di effetti studiati, appunto di impatti sulla vita delle persone, che variano da appunto la qualità dell'aria, che quindi fa venire i tumori, però arrivano anche alla contaminazione luminosa, che produce, come dire, un'alterazione del ciclo di sonno-veglia, perché comunque vivere vicino a uno di questi fiammoni qua è essere illuminati a giorno 24 ore su 24. E quindi, appunto, questo era un po' per dire che gli impatti del gas flaring sulla salute delle persone sono estremamente documentati. E una parte della ricerca in realtà ha utilizzato questi studi qua per valutare il potenziale impatto. I nostri obiettivi erano prima di tutto mappare e monitorare le attività di gas flaring nell'area di studio, usando questo intervallo dal 2012 al 2016. Creare un dataset aggiornato della loro distribuzione, stimare gli impatti e verificare l'affidabilità i possibili utilizzi del sistema NOAA, che adesso vedremo bene che cos'è e come funziona, per il loro monitoraggio in questo tipo di contesti. L'approccio adottato è stato quello dell'analisi GIS. GIS sta per Sistemi Informativi Geografici, che prevede l'analisi praticamente di vari layer o strati di informazione che sono presenti su un territorio, no? E il software utilizzato è stato un software open source chiamato QGIS, che permette l'analisi di dati spazialmente referenziati. E la prima fase di questa analisi ci ha portato a determinare le scale su cui condurre il nostro studio. La prima scala è stata la regione amazzonica ecuadoriana, in quanto, come potete vedere, la maggior parte delle attività petrolifere dell'Ecuador si concentrano in quest'area qua. La seconda scala è stata la riserva della biosfera dello Yasuní, in quanto è un'area chiave per la conservazione non solo della biodiversità, come dicevamo prima, ma perché al suo interno è presente anche una zona intangibile
che è stata istituita apposta per proteggere le comunità tagaeri e taromenane, nonché un buon numero di territori indigeni che si concentra. Allora, la zona intangibile è in quest'area qua, segue più o meno il flusso del fiume. E il territorio invece delle popolazioni indigene prende anche quest'area qua, più o meno. Sì. Quindi abbiamo condotto un'analisi delle aree di estrazione petrolifera, prima di tutto. E questo ci ha portato a stimare le aree di sovrapposizione sia all'interno delle varie province della regione, arrivando a livelli estremamente, come si dice, estremamente elevati, come il caso della provincia di Pastaza, in cui c'è un 80% della superficie della provincia che è sotto concessione petrolifera. Però particolarmente interessante è il dato della riserva della biosfera dello Yasuni, che ha quasi il 70% della sua area. Infatti qua potete vedere, questa qua è la riserva della biosfera, questi in rosso sono i blocchi petroliferi, l'area libera è questa qua. E questa, fra l'altro, è la zona intangibile per la protezione degli indigeni. Quindi è sostanzialmente sagomato intorno a quell'area lì, con salvo alcune parti che in realtà ci entrano comunque. E per condurre l'analisi abbiamo utilizzato delle immagini satellitari. Il satellite si chiama Suomi NPP ed è amministrato dalla National Oceanic and Atmospheric Administration degli Stati Uniti. E fra le sue particolarità c'è il fatto che ha un tempo di ritorno sopra il singolo punto di 12 ore, quindi produce un'immagine di giorno e una di notte. Questo è importante, poi vedremo perché. E ha uno spettro che copre dalla luce visibile sostanzialmente all'infrarosso termico. Questo vuol dire un ampio raggio delle radiazioni, e anche questo è particolarmente importante. La risoluzione, e qua in realtà è, come dire, può sembrare una cosa strana, però ha una risoluzione di 750 metri di lato. Questo vuol dire che per lui un pixel, tra virgolette, sono 750 metri sulla carta. Anche questo è particolarmente importante perché un impianto di gas flaring è una fiamma che ha un'area di poche decine di metri quadri, no. Però è particolarmente interessante come attraverso un'analisi della curva di Planck, sostanzialmente, che prevede che a seconda della temperatura che un corpo ha emette in diverse parti dello spettro elettromagnetico, tipo qua c'è il sole, qua ci sono, questo sono 300 gradi Kelvin, quindi sono 27 gradi centigradi, quindi è più o meno la stragrande maggioranza delle cose con cui ci interfacciamo noi, che ha questa temperatura qua, e infatti cade nell'infrarosso termico, che è quella che analizzano quando, per esempio, non so se avete mai visto quelle foto in cui si vede la temperatura corporea delle persone. Sì? Ecco, bene. Quella è la lunghezza d'onda che viene utilizzata. Il satellite riesce a identificare il gas flaring perché la sua curva di Planck a 1800 gradi Kelvin ha questo picco, più o meno a un micrometro e mezzo di lunghezza d'onda, che cade esattamente dove cade una delle bande, che si chiama M10, è una banda a bassa risoluzione, però il fatto che cade esattamente sul picco della temperatura abituale di un impianto di gas flaring permette di fare sì che una fiamma di poche decine di metri quadrati accenda, tra virgolette, un intero pixel che ha un'area incredibilmente più grande, però la mancanza di altre fonti, di notte soprattutto, permette comunque di identificarlo. Questo è quello che vedrebbe un occhio umano, diciamo, e questo invece è quello che vede la banda 10. E questi sono impianti di gas flaring. Quindi
permette di filtrare fondamentalmente. Qua c'è tutto il rumore luminoso dato dalla città, dal campo petrolifero stesso, che magari ha delle luci elettriche, tutta una serie di cose. E questo invece ci ha permesso, cioè permette di estrarre i siti di gas flaring. La NOAA produce dei dati, produce due tipi di dati, come dire, già estratti da queste immagini. Uno è un dato giornaliero, quindi con tutte le volte che un pixel si è acceso, diciamo, e fra l'altro, oltre a dare il punto e, come dire, il valore di luminosità che si è trovato in quella banda, attraverso un'analisi multispettrale stima la temperatura di ogni sito di gas flaring e dà anche tutta una serie di altri parametri, per esempio l'area stimata, e poi un dataset su base annuale. Noi abbiamo utilizzato prima di tutto il dataset annuale per condurre il monitoraggio dal 2012 al 2016. E questo ci ha permesso di identificare un trend crescente nel numero dei flare. Come potete vedere, da poco meno di 60 arrivano a qua. L'analisi GIS ci ha permesso di fare cosa? Di spazializzare, come dire, tutti questi punti, e non solo di fare un'analisi quantitativa astratta, staccata dal contesto. Inoltre abbiamo potuto stimare i volumi di gas bruciato e spazializzare anche appunto i volumi. Questo ci ha permesso, per esempio, di vedere che all'interno della riserva della biosfera sono stati attivi 23 flare, di cui 20 erano attivi a fine 2016, che sono stati bruciati nell'arco dei 4 anni quasi un miliardo di metri cubi di gas, e di vedere dove si trovavano i siti di gas flaring. Aspetta. Non contenti di questo, abbiamo condotto un'analisi utilizzando i dati giornalieri, dati dalla NOAA, e abbiamo fatto un merge, si dice un'operazione di fusione dei file praticamente, e li abbiamo confrontati con il dataset dal 2012 al 2016, quindi quelli che la NOAA aveva riconosciuto come flare presenti, e dopodiché abbiamo considerato al di fuori di quelli presenti nel dataset 2012-2016 solo quelli che avevano una frequenza di almeno 3 punti in un raggio di 1200 metri. Questo perché da letteratura i creatori dell'algoritmo hanno stabilito questa soglia per la validità, diciamo, della rilevazione. Questo ci ha permesso di identificare due flare in due punti particolarmente importanti, anche altri, però in particolare due che avevano un elevato valore dal punto di vista ambientale e sociale. Il primo si trova a Tiputini, che è in questo punto qua, appunto, come potete vedere, è ai limiti dell'area nucleo della riserva della biosfera. E questo è l'allora vicepresidente ecuadoregno che inaugura l'estrazione in quel pozzo petrolifero, in cui dovrebbero essere garantiti elevati standard dal punto di vista ambientale. Questo è il documento di valutazione di impatto ambientale, in cui si dichiara che non saranno utilizzati meceros, ovvero impianti di gas flaring. E queste invece sono le rilevazioni che abbiamo ottenuto noi attraverso questa analisi dei dati, fondamentalmente, che identificano abbastanza chiaramente la presenza del flare. Quindi è interessante questo aspetto, no, del confrontare, cioè dell'utilizzare questi dati poi per verificare la veridicità, come si dice, sia dei personaggi politici sia sia delle compagnie stesse. Un altro caso particolarmente Armadillo, in quanto quest'area è
in cui abbiamo trovato appunto un flare, è considerata come una possibile area di presenza delle popolazioni non contattate, a cui è garantito da Costituzione il diritto ancestrale e irreducibile e intangibile al loro territorio, fondamentalmente. E poi appunto questa supposta presenza si basa su varie incursioni che sono state compiute dalle popolazioni indigene, e noi abbiamo trovato appunto un sito di gas flaring, e anche qui è un'area in cui, come dire, gli impatti dell'attività petrolifera dovrebbero essere minimizzati, fondamentalmente. Dopodiché abbiamo compiuto delle operazioni di ground truth, come diceva Alberto, no? Questi sono i nostri ricercatori che vanno a verificare effettivamente la presenza dei siti di gas flaring. Queste sono le immagini, le foto georeferenziate, quindi appunto con delle coordinate geografiche che ci permettono poi di stabilire dove sono effettivamente questi flare. Una delle cose interessanti è stata che ad Armadillo non hanno trovato un flare solo, ma ne hanno trovati due. E quindi il fatto di aver utilizzato i dati già presenti come guida per poi condurre le operazioni sul campo si è dimostrata una cosa estremamente valida e importante. L'altro processo è stato la fotointerpretazione, quindi da Google Earth e verificare dove è possibile se si vedevano i flare. Questo è stato un processo che ha funzionato per alcune aree, in quanto Google Earth, non so se lo sapete, però come dire, utilizza immagini satellitari da vari siti esterni e quindi hanno risoluzioni che variano, quindi magari nel centro abitato la risoluzione è elevata come in questo caso qua. Fuori dal centro abitato la risoluzione diminuisce, cioè la qualità, diciamo, il lato del pixel aumenta, e quindi non potendo applicare l'algoritmo e tutta una serie di cose si perde l'informazione e quindi non diventa possibile il riconoscimento. Ciò nonostante, il processo di ground truth da una parte ci ha permesso di identificare, cioè di confermare la presenza di 5 flare che avevamo già identificato e di trovarne 3 di nuovi, fra cui quelli di Armadillo. E Google Earth Pro invece ci ha permesso di confermare 45 flare e di trovarne 5 di nuovi. Dopodiché abbiamo utilizzato delle metriche da bibliografia per valutare i possibili impatti. E quindi abbiamo utilizzato in questo caso dei dati sugli ecosistemi presenti nella regione dal Ministero dell'Ambiente e i dati della riserva della biosfera. Abbiamo fatto un'analisi di geoprocessing, si dice, che ci ha permesso di stimare l'area impattata con 300 km quadrati di riserva della biosfera e oltre 450 km quadrati di 8 differenti ecosistemi tropicali nella regione. Questo è stato fatto adottando un raggio di 2 km, perché analizzando la bibliografia ci è sembrato quello più consono. L'altra stima è stata fatta sugli impatti sulla popolazione. Abbiamo utilizzato diversi parametri, abbiamo utilizzato un raggio anche qua preso dalla bibliografia di 5 km e abbiamo identificato 120 scuole, 178 centri popolati e 158 comunità indigene che si trovano all'interno dell'area di potenziale contaminazione dei flare. Quindi, allora, prima di tutto l'analisi GIS ci mostra come l'estrazione petrolifera sia un fenomeno estensivo nella regione e lo stia diventando sempre di più, in quanto non ve l'ho mostrato prima, però ci sono tutta una serie di blocchi che stanno entrando in attività nella parte sud
della regione in questi mesi, che fra l'altro è un'area che è stata definita da letteratura chiave anche quella per la conservazione della biodiversità. Dopodiché, il monitoraggio del gas flaring mostra come in realtà sia un fenomeno che è in crescendo e che si sviluppa, come dire, tanto al di fuori quanto all'interno della riserva della biosfera. Quindi questo ovviamente ha un impatto sull'effettività della capacità di protezione dell'area protetta in sé per sé. E, dopodiché, l'elaborazione in GIS ci ha permesso di identificare un totale di 102 siti di gas flaring, fra cui quelli di Armadillo e Tiputini, che sono in due aree chiave. Dopodiché, la presenza dei flare non rilevati per noi sostanzialmente vuol dire che ci sono ulteriori margini di sviluppo anche nel come impostare e sviluppare l'analisi. La stima degli impatti mostra già ampia a causa di una letteratura che comunque si è rilevata incompleta e molto carente in questo tipo di ecosistemi, fa supporre che in realtà i raggi potrebbero essere maggiori rispetto a quelli che noi abbiamo utilizzato, però abbiamo deciso consapevolmente di tenerci bassi, come dire, cioè di fare un'analisi minima in modo tale, sì, abbiamo deciso di condurre il processo in questo modo qua. In conclusione, questo studio mostra come l'utilizzo di dati satellitari possa contribuire alla ricerca geografica e possa fornire, come dire, dei dati estremamente utili nel momento in cui, come dire, questi dati da satellite vengono incorporati all'interno di un sistema di analisi e di analisi di tipo geografico, quindi interpolati non solo per una stima quantitativa, ma anche per vedere che cosa c'è in quelle aree. L'ultima cosa è il fatto che ci ha fatto molto piacere vedere che in parallelo a questa ricerca, poi in realtà in Ecuador si stava sviluppando un movimento locale che comunque è collegato ad altri movimenti che da molto tempo, stanno contestando l'industria petrolifera nella zona a causa di cause pendenti dovute alla contaminazione avvenuta ancora negli anni 80 e 90, che comunque stanno chiedendo l'eliminazione dei meceros, quindi del gas flaring, dalle loro zone, in quanto si stanno rendendo conto che questo ha un impatto sulla loro salute e su vari altri diversi aspetti in realtà della loro vita. Vediamo se parte il video. No, non funziona. Allora, vediamo un po'. No, niente video. Vabbè, pazienza. Grazie, questo è tutto. Bene, quindi è previsto adesso uno spazio di domande. Se vi è venuto in mente qualcosa, chiederei anche ad Alberto di venire qui ed eventualmente di rispondere, approfondire su eventuali curiosità che vi fossero venute nel vedere concretamente come si fa ricerca in questi ambiti e soprattutto come si fa una ricerca applicata che abbia da un lato la necessità di consolidare dei dati scientifici e dall'altro di interagire con delle problematiche sociali, dei movimenti sociali, delle attività che in queste comunità sono in atto in termini di richiesta di giustizia ambientale. Si parla sempre di più di giustizia climatica, questi sono alcuni esempi. Alcuni esempi anche per capire qual è il reale costo ambientale
del litro di benzina che mettiamo poi, o di diesel che mettiamo poi nel serbatoio. Quindi qual è l'impronta ecologica, qual è la, diciamo così, la relazione spaziale e geografica tra produrre trattare gli idrocarburi e farli finire nell'attività quotidiana di consumo e cosa avviene in questi territori. Quindi significa piogge acide, significa perdita di biodiversità, significa perdita della salute, significa danni agli ecosistemi, significa una iniqua ripartizione di benefici. E avere un prezzo della benzina a 1,50 euro, 1,50 euro in Ecuador, addirittura un gallone, cioè 4 litri di benzina, quasi 5, costano 50 centesimi, ok? E fare in modo che molti paesi produttori di petrolio possano acquisire delle risorse e finanziare delle attività sociali. L'attività petrolifera in Ecuador ha permesso, per esempio, di investire nella ricerca, di investire nell'educazione, di migliorare le città. È chiaro che queste operazioni anche hanno degli impatti in termini di quella che si chiama giustizia spaziale. Cioè in Amazzonia tu vivi in queste condizioni perché a Quito magari si facciano delle operazioni di rimodernamento della città e si sotterrino tutti i cavi elettrici e la città appaia più bella. Ecco, questi sono dei risultati di politiche pubbliche che lo Stato fa, ma che poi costa un'altra parte. Ma lo stesso che il petrolio abbia dei costi che pensiamo ci sembrano alle volte alti, ma non contabilizziamo tutti quelli che sono i costi ambientali. Ecco, quindi se ci sono domande le passiamo a Francesco o Alberto. Sì? Possiamo sentire anche i nostri amici su Facebook. Sì, non so se può essere comunque, cioè se tu puoi sapere questa risposta, è se la popolazione comunque interviene anche per segnalare nei casi in cui ci sia una perdita o comunque un malfunzionamento oppure un albero che magari cade proprio sopra questo oleodotto che è così, diciamo, vicino alla foresta rispetto a un altro tipo di oleodotto. Rispondere che ti passo il microfono. Grazie Mattia per la domanda. Allora, generalmente la compagnia ha un sistema di controllo che permette di rilevare la presenza di fuoriuscite, però può essere magari in caso di cadute di alberi o di situazioni che possono compromettere un po' la sicurezza dell'oleodotto, sicuramente le persone del posto che visitano l'oleodotto, oltre che per lavoro, anche per caccia, anche per raggiungere i propri poderi, si chiamano chakra, sono queste aree in cui realizzano un'agricoltura di piccola scala e avvisano la compagnia. E ci sono stati casi in cui le popolazioni, la gente mi ha riferito di contaminazione di fuoriuscita di petrolio dall'oleodotto e in cui sono state le stesse persone del posto ad avvisare la compagnia, mentre la compagnia mi ha detto che grazie ai suoi sistemi di controllo che riesce a mantenere una bassa incidenza di casi di fuoriuscita di petrolio, che comunque guardando i dati ufficiali rispetto ad altre aree nella parte più a nord dell'Ecuador sono sicuramente molto più positivi. Le persone del posto hanno comunque un ruolo molto attivo in questo senso, avvisano, parlano con la compagnia e riferiscono di questi casi. Poi vi è appunto la versione della compagnia è quella delle persone al posto e questo è difficile da riuscire a poter provare chi dei due abbia ragione. Ci sono altre domande? Sì, vengo lì in forno. Sì. Ciao,
Mi chiedevo, stavo un attimo riflettendo sul fatto che negli ultimi anni queste grandi NGOs sono cresciute molto, hanno acquistato via via sempre più importanza in queste tematiche, tanto da spesso diventare anche più influenti dello Stato stesso. Ecco, come mai non sono ancora presenti così in maniera nel territorio a combattere o comunque a regolare questi conflitti sociali? Ho visto nell'ultima slide alcune associazioni, non so, organizzazioni non governative, però le più grandi, come per esempio WWF o non so, Greenpeace, non sono state citate o comunque non sono state incluse. È una mancanza di interesse di queste grandi organizzazioni oppure c'è anche una pressione a livello economico? O intellettuale, per esempio dell'ENI, che dice no, voi state fuori e non vi intromettete. Se posso dire io sul ruolo delle ONG, che è un tema molto complesso, e diciamo che purtroppo ci sono dei problemi ambientali che vanno un po' di moda. E oggi per un'ONG ambientale magari non è detto che questo sia il teatro principale sul quale impegnarsi nelle diverse campagne. Seconda cosa, sempre più le ONG si sono impegnate a lavorare sui tavoli, importanti, per esempio con, diciamo così, accordi internazionali, eccetera. Infatti, uno dei problemi che la popolazione locale mette in evidenza è che moltissime ONG grosse che hanno operato in Ecuador negli ultimi anni sono un po' sparite dall'Amazzonia, dal terreno, e rimangono soprattutto queste organizzazioni locali che magari vengono supportate anche indirettamente dalle diverse ONG. Allora, ci sono tre, diciamo, spiegazioni. La prima è che molte ONG finanziano pur non essendo presenti. La seconda cosa è che molte ONG grosse sono presenti nei tavoli decisionali, Nazioni Unite, eccetera. E terza questione è che tutti vogliamo una vita più comoda. Vogliamo una vita più comoda e vogliamo una vita, se facciamo un'operazione, ci interessa che sia visibile. Ora in Amazzonia molto spesso è impegnativo e allora nelle diverse attività che le ONG svolgono, decidere se andare all'ultima conferenza sul clima o passare delle settimane in Amazzonia è sempre un'operazione diciamo molto che richiede le scelte. Intense che si occupa di foreste, che per esempio lavora in Perù e ha finanziato un'attività di monitoraggio pressoché quotidiana da satellite su quelle che sono le deforestazioni, quindi cambiano anche le modalità d'azione dell'ONG. Quindi non so se ho risposto alla tua domanda, ma c'è una modalità proprio diversa e diciamo che c'è una tendenza a combinare emergenza del problema, opportunità del dove ha senso esserci e visibilità del problema. Diciamo che l'Amazzonia purtroppo non è più così importante come l'era negli anni Ottanta. Io ho fatto servizio civile internazionale in alternativa al militare nell'88, Sting e Raoni fecero una canzone sull'Amazzonia e Rio 92 si tenne proprio per richiamare la deforestazione dell'Amazzonia. Ma oggi pensiamo a quali sono i problemi ambientali che ci vengono in mente. Boh, le balene, l'Antartide, il cambiamento climatico, cioè non ha più questa priorità e probabilmente ci sono tanti altri problemi ambientali che devono essere tenuti in considerazione. Quindi le modalità di operare delle compagnie, da un lato, diciamo delle imprese e dall'altro delle ONG, e si evolve anche in base alle diverse esigenze, cioè l'essere presenti nelle conferenze internazionali sul clima oggi è un tema importante, essere presenti criticando una operazione aziendale all'interno di una riunione di azionisti di un'impresa è altrettanto importante. Ecco, quindi questo. Dall'altra parte è anche vero che sono cresciute moltissimo le ONG locali. Quindi c'è anche una grossa attività, qui abbiamo tutta una serie, per esempio questa UDAPT è una ONG locale piuttosto operativa, piuttosto capace, che interagisce con agenzie internazionali. Quindi direi che è un sistema anche molto complesso, cioè non è che oggi continui ad esistere solo WWF e Greenpeace a livello internazionale, c'è molta,
molto dinamismo sociale locale. Quindi va visto anche questo, io direi anche in maniera estremamente interessante. Queste ONG locali interagiscono moltissimo con agenzie governative e organizzazioni internazionali e anche grandi agenzie internazionali. Altre domande? C'è sempre la Perigis che ci aspetta, quindi, no, quindi possiamo anche continuare dopo di fronte a uno spritz e qualche patatina, eccetera, ma se c'è un'altra domanda, volentieri. Sarò breve visto lo spritz. No, non ti volevo mettere fretta, lo spritz non scappa. No, a proposito del, visto che Alberto hai citato più di una volta la Basilicata, e se ci sai dire qualcosa a proposito del gas flaring lì in quel territorio, e se l'ENI se ne occupa in maniera diversa rispetto a un territorio sicuramente che a noi interessa meno come l'Amazzonia. Sì, Alberto ha una lunga esperienza di ricerca in ambito di attività petrolifere ENI, ha iniziato la sua tesi magistrale con questa ricerca in Basilicata e adesso sta facendo questo lavoro in Ecuador anche per un'attività di confronto, quindi lascio volentieri la parola che ci racconti qualcosa. Grazie Massimo, grazie anche per la domanda. Sì, in Basilicata non abbiamo gas flaring, quindi la situazione è diversa rispetto all'Ecuador. Il gas, il petrolio quando viene estratto subisce questa suddivisione delle tre fasi e il gas non viene bruciato, ma viene trattato e poi messo nella rete domestica. Questo non si può fare in Amazzonia, o meglio si potrebbe, però a costi eccessivi rispetto alla densità di popolazione che c'è, per cui abbiamo una densità molto limitata e quindi trattare il gas e poi metterlo nella rete domestica per così poca gente non ha un interesse economico sufficiente, per cui la stessa compagnia quindi adotta soluzioni differenti in contesti differenti sulla base di questioni diciamo soprattutto di natura economica. Sicuramente in Europa abbiamo magari delle leggi, delle restrizioni superiori rispetto all'America Latina, però la logica che c'è dietro è di base economica. La situazione in Basilicata è comunque delicata, non abbiamo gas flaring a livello dei pozzi, però abbiamo l'equivalente del CPF in Ecuador, ce l'abbiamo anche in Basilicata, in Valdagri, ed è il COVA, il Centro Olio Valdagri, è una sorta di raffineria in cui viene trattato il petrolio, e abbiamo la Torcia, che è un'area in cui si fa combustione di gas e serve a motivi di sicurezza quando abbiamo eccessiva pressione del gas, si brucia. Però questo può portare comunque a degli impatti anche sulla salute della popolazione. Hanno fatto uno studio durato diversi anni, la valutazione di impatto sanitario, la cosiddetta VIS, che rileva un aumento della percentuale dei casi di malattie respiratorie e cardiovascolari nell'area di influenza del COVA. Non vi è significatività statistica, però quindi non vi è una correlazione vera e propria, però si tratta di primi studi che possono dire che c'è un impatto. La compagnia petrolifera ha negato e ha ribadito la poca importanza di questo studio in quanto è stato realizzato prendendo in considerazione una fetta molto limitata della popolazione per un arco di tempo molto, molto ridotto. Quindi gli studi devono essere, diciamo, più approfonditi per poterci dare uno sguardo d'insieme più profondo. Ecco, però gli impatti sono comunque elevati anche in questa situazione e il consenso della popolazione è molto basso. Parliamo di un territorio, quello della Basilicata della Valdagri, in cui si estrae quasi il 70% del petrolio italiano.
siamo terzi, quarti produttori in Europa di petrolio. Siamo un paese petrolifero, nel senso che produciamo comparabili a certi paesi del Sud America, come il Venezuela, come l'Ecuador, come gli Stati Uniti, però produciamo petrolio e siamo anche noi, in queste aree in cui abbiamo attività petrolifere, soggetti alle dinamiche di conflitto socioambientale che ritroviamo magari più accese nelle aree dell'America Latina. Mi sarebbe molto da raccontare anche sulla Basilicata e su cosa significhi avere attività petrolifere nel proprio territorio, però magari potrebbe essere oggetto di un altro incontro. Sì, mi è interessato il flaring anche per le dimensioni del fenomeno, un BCM nell'arco di 5 anni. Curiosità proprio, mi domando, ma in letteratura avete visto se è possibile fare questo? Semplicemente bruciarlo in loco, ma all'interno di un motore endotermico e poi turbina, energia elettrica, alimenti in rete e fornisce energia elettrica anziché farla arrivare da chissà dove con un elettrodotto. Quindi, ho visto che vicino c'è anche l'università di Puglia, vicino a voi, quindi c'è una cittadina. Quindi mi domando, ma non si può produrre in loco dell'energia elettrica bruciando il metano, turbina, credo che vada direttamente con la bobina e alternatore. Sì, in realtà, come dire, ci sono vari metodi per riutilizzare, come si dice, per riutilizzare questo gas. Uno dei, come dire, di quelli più diffusi è proprio quello di bruciarlo in loco e alimentare tutte le necessità energetiche del campo petrolifero, banalmente. Ci sono anche un altro metodo, per esempio, è il fatto di stoccarlo in delle bombole, sostanzialmente, e poi trasportarlo in altri luoghi. Tutto questo prevede, cioè, ha a che fare con dei costi, molto spesso, un impiego di tecnologie e una volontà di fondo, nel senso che immagino, cioè, molto probabilmente è molto più, cioè, evidentemente è molto più conveniente per la compagnia bruciarlo in loco e, non so, la benzina, utilizzare appunto la benzina per alimentarsi il motore o il greggio. No, la cosa curiosa è che voi vedete delle cisterne di gasolio che partono da Quito e arrivano all'interno della piattaforma petrolifera per alimentare gli alternatori per la produzione di energia elettrica, ma il gas si brucia. Cioè, nel senso, è la cosiddetta maledizione dell'abbondanza. Cioè, d'altronde, quando avete i combustibili che costano così poco per loro, mettersi a fare qualsiasi investimento nel gas a trasformazione è, tra l'altro, un'altra cosa che dispiace è che potresti veramente costruire delle piccole centrali elettriche locali, almeno alimentare di elettricità anche i villaggi vicini. No, proprio non sfiora minimamente. E cioè, infatti, tecnologicamente si possono trovare mille soluzioni. E l'atteggiamento è che energia ce n'è così tanta, petrolio ce n'è così tanto, che a questo punto ci facciamo arrivare a una cisterna in più di gasolio e di benzina. E basta, c'è proprio il concetto di non avere una cultura della, diciamo così, della ristrettezza energetica che abbiamo in Europa. Cioè, proprio quello, noi cerchiamo di tirare fuori il gas anche da qualsiasi impianto di allevamento di maiali, no? In quel contesto non sfiora nemmeno l'idea di mettersi a trattare il gas, di bruciarlo in una turbina, eccetera, perché qualsiasi alternativa, cioè, sembra una cosa troppo impegnativa rispetto ad alternative facili che ci sono. E questo è proprio, i miei colleghi ecuadoriani risolvono questo parlando della cosiddetta maldizione dell'abbondanza. Cioè, ce n'è così tanto, voi devo preoccuparmi di recuperare il gas, insomma, ecco. Sì, mi è venuto in mente un'altra cosa che secondo me rende bene l'idea, è che in un articolo scientifico, una delle politiche che uno Stato può adottare per favorire la diminuzione del fenomeno del gas flaring è aumentare il prezzo di commercializzazione del metano. Quindi tutto ruota attorno a quel perno là, perché in un paese in via di sviluppo il metano ha un costo di acquisto evidentemente basso e quindi appunto non è conveniente commercializzarlo. Idem per l'energia elettrica, suppongo. E quindi, siccome il profitto è basso,
non giustifica l'investimento, cioè sempre quel quadretto là, insomma. Sì, volevo aggiungere solo una cosa, che nel caso del mio studio, il blocco 10 con Eni, una parte del gas lo utilizza, lo brucia e alimenta una centrale elettrica per le proprie attività, quindi per il CPF, la centrale di primo trattamento del petrolio, e per i pozzi, però non va oltre, quindi si limita al proprio uso domestico. Non so, per quanto riguarda le logiche di costi, di interessi economici ci siano dietro per invece immettere in rete energia elettrica e sfruttare un'energia che altrimenti va dispersa e a discapito anche di un'emissione di gas serra notevole. Le comunità locali fanno di questa possibilità? E rispetto alla possibilità di utilizzare quindi l'energia termica e convertire in energia elettrica? Non credo che siano al corrente che vi siano tecnologie migliori, forse anche sì, però si trovano di fronte a un'assenza dello Stato dove assolutamente non è presente, spesso non risponde alle richieste e a logiche di mercato portate di fronte dalla compagnia. Quindi non ho mai sentito, ecco, delle comunità lamentarsi nel mio caso, perché comunque si tratta di una situazione molto migliore rispetto ad altre, anche se abbiamo visto la gente percepisce degli impatti anche notevoli in certi casi, e bisognerebbe però magari analizzare anche questo aspetto, quindi quanto la gente magari sia al corrente di che si possa fare di più. Sì, una cosa. No, in realtà però secondo me il conflitto, diciamo, sta su un altro piano, perché nell'esempio che volevo farvi vedere io del video, come dire, le comunità stanno facendo fatica a farsi riconoscere il fatto di evitare questo processo per i danni rispetto alla loro salute. Quindi riesce paradossale, come dire, credere, cioè, come dire, prima penso che il punto da risolvere sia quello. Prima di poter intavolare un discorso, cioè un ragionamento sul utilizzo a favore delle comunità, spiegato, cioè appunto, beh, prova a far andare il video, cosa... no, vabbè. No, va bene, no, però appunto lì mostra, no, come molte persone del posto siano consapevoli del fatto che questo ha un elevato impatto sulla loro salute e stiano facendo delle rimostranze e ciononostante rimangano inascoltati. Quindi secondo me il fatto di sapere che quell'energia può essere utilizzata, cioè è secondario rispetto al punto della salute, almeno mi viene da pensare così. Il tema è complesso, perché poi il gas non si brucia solo in Ecuador, si brucia in moltissime altre parti, quindi in tutta l'operazione industriale l'alternativa sembra troppo costosa, troppo impegnativa, richiede altre cose e si trova questo come soluzione comoda. È chiaro che se non vengono messe delle misure, semplicemente anche che una normativa dicesse che il gas non si deve bruciare, oppure altre iniziative, se non c'è una governance ambientale di queste cose, si sceglie quella che è la strada tecnicamente, economicamente più facile. Infatti uno dei problemi che mettiamo in evidenza nell'attività petrolifera è che c'è poco controllo attraverso politiche pubbliche di quelle che sono poi gli indirizzi, cioè se la cosa diventa vietata, a quel punto bisogna trovare una soluzione. Se nessuno la vieta, è chiaro che fino a solo raccomandazioni, ma non c'è una norma, per esempio in Ecuador, che dice che il gas non possa essere bruciato. Ecco, è chiaro che nell'insieme delle politiche ambientali anche le cosiddette norme comando e controllo, cioè questa cosa è vietata, aiuterebbero molto. Ci possiamo trasferire alla Perigis. Grazie a tutti per la giornata e continuiamo il dialogo.